Giovanni Galeone, Poveri ma belli, il titolo di questo libro è la giusta sintesi di quello che è stato il suo Pescara? In linea di massima direi proprio di sì. Eravamo belli sicuramente, siamo partiti che poi in realtà sembrava fossimo poveri, in realtà eravamo la squadra più elegante d'Italia, quelli che andavano nei migliori alberghi e quelli che si faceva ammirare per la sua compostezza quando andava in giro, quindi è stata apprezzata un po' da tutti. È stato anche il periodo della bella vita a Pescara, perché nel libro si parla anche di questo, un connubio tra la squadra e la città. Ma io quando parlo di quel periodo lì ho sempre la paura di dimenticare qualcuno, perché effettivamente è stato un periodo in cui c'era intorno a noi tutta la città. Parlo di imprenditori, ma parlo di ristoratori, di amici, di gente che aveva i negozi di abbigliamento, mica di abbigliamento, era tutto un giro che coinvolgeva un pochino tutti, compresi anche quelli che facevano gli altri sport, per esempio la pallanuoto di Manel, la pallacanestro, la palla a volo femminile, tutti, era una città vincente, proprio tutti assieme riuscivano ad avere questo entusiasmo, ma probabilmente è stato anche un periodo molto bello anche per tutta la città, anche probabilmente economicamente, finanziariamente. 32 anni fa, perché siamo oggi è 22 giugno, il 21 giugno del 1987 c'era quella straordinaria promozione, Pescara-Parma, magari la trasferta di Arezzo, la partita precedente con quell'esodo incredibile, qual è il momento più bello, se è possibile individuarlo, di quegli anni fantastici? No, ma è difficilissimo, ce ne sono stati tanti, cioè, è chiaro che l'inizio, tra parentesi siamo riusciti a portare vicino un sacco di persone, nonostante all'inizio non fosse stato uno dei migliori, perché avevamo pareggiato con il Cesena, poi perso a Genova, poi pareggiato con la Lazio, le prime tre partite, in pratica con due partite in casa avevamo due punti, però poi non ci siamo mai arresi, ha cominciato la scalata e siamo migliorati giorno in giorno fino ad arrivare, direi, all'inizio del girone di ritorno. La partita chiave secondo me è stata quella col Genova in casa. Quanto è cambiata Pescara da allora, secondo lei? Lei che continua a frequentarla, a viverla? Sì, io sono molto legata a Pescara, io la amo. È cambiata molto. A parte il caos, le cose che a me piace, perché ho sempre detto che il bello di Pescara è proprio perché era una pazzia, era una città caotica che non dormiva mai, che era sempre in movimento, che ti dava tante soddisfazioni. Adesso un pochino, mi sembra di vedere un pochino più di casino, ecco. Una volta era un caos bello, adesso è un pochino un po' un casino ogni tanto, ecco. Probabilmente, sai, quando si diventa un po' vecchi, mi ricordo che i nostri nonni, eccetera, dicevano che le generazioni dopo erano sempre le più stupide, ma questa è un'abitudine. Adesso questi tipi di generazioni un pochino faccio fatica a comprenderle. E la generazione che ho avuto io di giocatori, secondo me era ideale, ecco, quello era il momento ideale. Grazie, ti trovo sempre in forma. Buonasera a tutti. Buonasera. Di quella generazione tanti hanno fatto carriera proprio come allenatori, non è un caso che siano usciti dalla nidiata di Giovanni Galeone? Ma no, non lo so se non è un caso, però diversi, da Bergodi a Camplone, adesso Giacomino sta cercando di fare da solo, Allegri è venuto dopo, Massara sono venuti dopo, Gasperini c'era già, ha fatto bene anche lui, sì, ce ne sono diversi che hanno fatto l'allenatore, sono contento per loro, e stanno facendo tra parentesi anche delle ottime cose. Ecco, io per chiudere le chiedo un'impressione su questo divorzio tra Allegri e la Juventus e l'avvento di Sarri e poi Marco Giampaolo, con cui lei è stato a cena insieme anche ad Allegri, che insomma è il nuovo allenatore del Milan. E sono contento per Marco e sono stracontento per Allegri, che finalmente si è tolto quel peso.